Crotone celebra il suo santo protettore, San Dionigi Ilario Paggita. Dopo l'iniziale pioggia del mattino, Piazza Duomo è stata baciata dal sole dove, come per tradizione, il vescovo Monsignor Domenico Graziani ha benedetto i frutti della terra e del lavoro dell'uomo. È un aspetto, diciamo, sì, appunto tradizionale, che è quello della benedizione. E la benedizione è sempre un dire bene sulla storia degli uomini a partire dal lavoro. E poi c'è questo, ancora una volta, l'immagine, sì, degli attrezzi di lavoro, delle persone che lavorano e del seme, che è una immagine biblica. Posto nella terra buona, il seme può e deve portare frutto, e questa è la benedizione, è che davvero questo frutto venga dentro il terreno buono della nostra storia. Dionigi è chiamato l'Areopagita poiché è membro dell'Areopago, una collina situata ad Atene dove Dionigi ne era giudice. La funzione di questa assemblea pubblica era di custodire le leggi contro ogni forma di violazione e di produrre giurisdizione sui fatti di sangue. Dionigi si convertì al cattolicesimo grazie alla predicazione di San Paolo e, secondo alcune fonti, giungendo a Croton convertì la popolazione al cristianesimo, divenendone il primo vescovo. San Dionigi è anche patrono di Atene. La festa di San Dionigi è una festa, diciamo, importante per Crotone. Per la verità, non è molto sentita, però la partecipazione, almeno quella visibile, è meno, è inferiore rispetto alla festa della Madonna di Capocolonna, ma comunque è una festa importantissima per Crotone, direi, perché mette insieme il passato, il presente e il futuro, perché San Dionigi è un santo giusto per Crotone, perché recuperato, diciamo, dalla tradizione biblica come membro dell'Areopago che si converte, viene collocato qui nella Magna Grecia proprio come ponte tra la tradizione del sapienziale, filosofica, culturale della Grecia e poi invece l'impatto con il cristianesimo, quindi come questo ponte e anche punto di passaggio, e poi è proiettato nel futuro, perché in fondo le piazze del mondo sono quelle che dobbiamo ancora portare, all'interno delle quali bisogna ancora portare lo spirito del Vangelo, che poi è stato quello che ha convertito questo uomo di cultura e che lo ha fatto testimone della resurrezione, che l'aveva molto colpito, testimone della resurrezione dentro il mondo. In fondo la festa di San Dionigi è questo, guardare al passato e con la forza che viene dalla tradizione del passato dare alla storia una speranza.